Wave Witcher, la nuova espansione per Gwent, è stata finalmente annunciata e abbiamo potuto dare un'occhiata alle prime 8 carte rivelate durante il dev stream di CDPR. In questo reveal è stata presentata una nuova interessante meccanica chiamata Adrenalina e in questo video andremo a fare una prima analisi sulle carte rivelate e su cosa potranno portare al gioco. Se ami i videogiochi, in questo canale trovi notizie, recensioni e molto altro, quindi clicca subscribe per rimanere aggiornato con i prossimi video. Se vuoi interagire direttamente con me, seguimi sul mio canale Twitch dove giochiamo a giochi semi sconosciuti mentre parliamo di tutto quello che accade nell'industria. Ho appena iniziato una serie su Grindone, quindi dacci un occhio. Puoi anche seguirmi su tutti i social, trovi tutti i link in descrizione. Io sono Luigi, in arte The Cultist, e oggi parliamo di Gwent. La nuova espansione sarà ovviamente incentrata su Witcher, e infatti la maggior parte delle carte che andremo a vedere fanno parte di questa categoria. Chi ha giocato a The Witcher 3 ricorderà che Geralt faceva uso di una meccanica chiamata Adrenalina per attivare alcune delle sue abilità. Questa meccanica, con questa espansione, viene introdotta anche in Gwent. Adrenalina attiva degli effetti aggiuntivi per la carta a seconda di quante carte ha in mano il giocatore nel momento successivo in cui viene giocata. Ad esempio, una carta con Adrenalina 2 attiverà l'abilità legata ad Adrenalina 2 solo se dopo aver giocato la carta avrà due o meno carte in mano. Vediamo subito un esempio con la prima carta rivelata. Iniziamo con Nilfgaard. Colgrim, 9 provvigioni per una sola potenza. Adrenalina 2, alla fine del tuo turno potenzia se stesso della differenza di numero di carte nei mazzi dei giocatori. Una carta molto utile sia nei mazzi Hyperteen che Mill, in quanto non discrimina su quale dei giocatori abbia più carte rispetto all'avversario. Dato che la sua abilità è vincolata da Adrenalina 2, si potrà potenziare al massimo 3 volte in un arco normale di una partita, rendendolo quindi un engine a cui si può rispondere, ma rendendolo comunque molto potente. Data il suo costo di 9 provvigioni, non vedo molte altre utilità per questa carta al di fuori dei mazzi Mill Hyperteen sopracitati. Viper Witcher, 5 provvigioni, 4 potenza, schieramento, infliggi 2 sanguinamento a un'unità nemica. Adrenalina 6, evoca una copia di quell'unità in cima al mazzo avversario. L'abilità Adrenalina di questa carta può essere utile per rallentare l'avversario, oppure per mettere in cima al suo mazzo un brick, come ad esempio un volontario di Makam dopo che sono stati entrambi evocati sulla board. Può anche risultare utile come tech card contro dei mazzi Hyperteen, facendo in modo che sia più difficile per gli avversari tirare fuori all'occorrenza un Tibor, ad esempio. I più attenti di voi avranno notato che già esiste un Viper Witcher all'interno della lista di carte di Gwent. Bene, quella carta verrà rinominata in Kingslayer per fare posto a questa. Passiamo ai regni settentrionali. Coen, 7 provvigioni, 3 potenza, fervore e ordine. Potenzia tutte le unità con potenza uguale a quella di Coen dell'ammontare del potenziamento di Coen. Questa è una carta interessante, è praticamente uno Shiru all'inverso. La sinergia più evidente che viene in mente è quella con Rebello 1, in quanto questa carta potenzia a 5 tutte le unità che hanno forza inferiore nel momento in cui vengono giocate. Avendo quindi una board piena di unità di potenza 5, giocando Coen che viene a sua volta potenziato fino a 5 e attivando il suo ordine, tutte le unità, comprese quelle avversarie che hanno potenza 5, vengono potenziate di altri 2 punti. Un'altra carta decisamente molto utile in questo contesto è Visogoda di Corvo, in quanto permette di settare precisamente le unità che del proprio lato della board alla potenza che si vuole, in modo tale da massimizzare l'utilità di Coen. Questa è decisamente una carta molto pericolosa nelle mani giuste. Per gli scoiattoli abbiamo una sola carta al momento. Bren, 8 provvigioni per 4 potenza. Schieramento, distruggi l'unità più a destra in una fila nemica con almeno 5 unità. Adrenalina 3 invece distrugge l'unità più a destra in una fila nemica con almeno 3 unità. Un altro Witcher con un'abilità interessante potenziata da Adrenalina. Avendo Adrenalina 3, Bren può risultare utile anche in un round corto se l'avversario gioca molte unità. Sicuramente utili contro ad esempio Muro di Scudi per togliere di mezzo il difensore se il nostro avversario non pensa a giocare contro Bren. Non ci sono tantissimi archetipi in cui Bren può trovare posto nei mazzi Scoia'tael, ma sicuramente potrebbe trovare posto se con la nuova espansione dovessero tornare in auge i mazzi Scoia'tael basati sul movimento, ad esempio. Passando a Skellige, abbiamo il mentore Witcher dell'Orso. 5 provvigioni, 4 potenza e un'armatura. Schieramento, si potenzia di 1 per ogni unità alleata danneggiata. Adrenalina 3 invece si potenzia di 1 per ogni unità danneggiata. L'abilità base sembra pensata per un archetipo di self-wound di Skellige, che ormai non ce ne sono più tanti in giro, ma questo potrebbe cambiare con la prossima espansione.
La sua abilità adrenalina lo rende ancora più potente se usato in combo con ad esempio Heimdall oppure il cinghiale marino. In caso non si peschi di meglio, può anche essere una soluzione decente per un finisher. Altrimenti ci sono decisamente però carte migliori in Skellige da usare come finisher, come appunto i sopracitati Heimdall e cinghiale marino. Direi che può trovare il suo posto e mi sembra abbastanza bilanciato. Gerd, 7 provvigioni per 8 forza, schieramento, evoca una sirena assordante sulla riga opposta e danneggia tutte le unità di quella fila di 1. Adrenalina 4, invece, evoca una sirena assordante sulla fila opposta e danneggia la di 1. Questa carta è il primo esempio che troviamo dell'abilità adrenalina usata non per premiare la pazienza del giocatore, ma per metterla davanti a un cronometro. Giocando Gerd troppo tardi nel round, quindi con solo 4 carte in mano, diventa praticamente una 7x7. Giocandola invece presto, diventa praticamente un mini Heimdall. Anche se ovviamente così presto nel round, probabilmente non ci saranno tantissime unità in gioco dal lato avversario. In alcuni contesti potrebbe aver senso giocarlo nonostante ci sia l'abilità adrenalina attiva, ad esempio per potenziare uno spadone Uncrate, preparare una sete di sangue, oppure quando si ha Dagger to Blades a terra. Per sindacato abbiamo Roland Blindheim, 7 provvigioni, 7 potenza. Quando un'unità viene avvelenata guadagna 2 monete. Adrenalina 5, invece quando un'unità alleata viene avvelenata guadagna 2 monete. Come per Gerd, Roland è più utile se viene utilizzato presto nel round, in quanto avrà più possibilità di generare monete, generandole anche con l'avvelenamento delle unità avversarie. Come sappiamo, Sindacato ha delle carte che sinergizzano con l'avvelenamento delle proprie unità, ma è un archetipo che non è stato molto utilizzato finora. Questa carta potrebbe far pensare che CDPR sta pensando di spingere per l'utilizzo di questo archetipo per la prossima espansione, una teoria che è suffragata anche dalla prossima carta. Abominio Salamandra, 5 provvigioni, 5 potenza. Tributo 1, si avvelena. Quando questa unità viene avvelenata, si potenzia di 2. Adrenalina 4, alla fine del turno, si purifica. Questo animaletto caruccino sembrerebbe suggerire che l'autoavvelenamento potrebbe diventare finalmente un archetipo utilizzabile con la prossima espansione. La sinergia con Roland è ovvia. Avendo 4 carte o meno in mano, pagando una sola moneta a turno si avranno 2 punti e 2 monete. Bisognerà stare a vedere se con le prossime carte ci sarà un supporto maggiore per l'archetipo del veleno per sindacato. In ultimo, ma non per importanza, diamo un'occhiata alla carta che sicuramente tutti di voi avrete già incontrato ed odiato nella ladder. Alzur, 11 provvigioni per 6 di forza. Quando giochi una carta incantesimo, evoca un'unità casuale con lo stesso costo di provvigioni dell'incantesimo giocato, contatore 3. Questa carta viaggia sulla stessa lunghezza d'onda di Master Mirror per la scorsa espansione. È sicuramente una carta con una meccanica interessante, ma difficilmente troverà collocazione in un'ottica competitiva per via della sua natura eccessivamente randomica. Di sicuro si vedranno delle giocate interessanti grazie ad Alzur, ma difficilmente troverà posto in un torneo, sia perché è una calamita per le rimozioni avversarie, sia perché potrebbe tirar fuori delle carte che potrebbero anche essere antisinergetiche. Queste sono le prime 8 carte dell'espansione Way of the Witcher che sono state rivelate. Nei prossimi giorni sicuramente ci saranno degli altri reveal e a seconda di quanto saranno interessanti ne parleremo sui social, su YouTube o anche su Twitch. Adesso è il vostro turno. Cosa ne pensate delle carte rivelate finora? Quali sono le vostre predizioni per il meta della prossima espansione? Datemi le vostre impressioni nei commenti o anche su Twitch o sui social, trovate tutti i link in descrizione. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi. Io sono Luigi in Art The Cultist e come sempre, keep on playing. Ciao!